Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Beh, diciamo che ormai da tempo i sondaggi nel loro insieme suggeriscono che il centrodestra come coalizione, insomma, va dal 47 al 48% come dato medio, e sicuramente questo è compatibile con quello che vediamo in alcuni sondaggi che hanno addirittura il centrodestra un pochettino sopra a questa soglia. Il problema poi è che ci sono quasi 20 punti di distacco col centrosinistra. Il centrosinistra nelle varie rilevazioni va dal 28 al 30 al 31%. Bene, questi 16-18 punti di distacco a livello nazionale sono un grande divario sul proporzionale, ma diventano un solco drammatico nei collegi uninominali, come sappiamo, perché i collegi uninominali amplificano gli scarti in un certo senso, e quindi avere questo tipo di gap tra centrodestra e centrosinistra significa che il centrodestra potrebbe davvero accaparrarsi, non dico tutti, ma la grandissima maggioranza dei collegi, ben più dell'80%, per capirci. Quindi ha pesato la vicenda sul centrosinistra delle liste? Cioè, i paradocutati ci sono in tutti i partiti, diciamo, il meccanismo di mettere a riparo i soliti noti c'è ovunque, la rottura del rapporto col territorio, però, diciamo, il PD è stato sui giornali con le sue problemi interni per molto tempo. Ha pesato questo nel consenso, secondo te? Io penso non abbia pesato di per sé l'aspetto delle liste, che è anche un aspetto piuttosto tecnico, ovviamente, come sappiamo, ma così un po' l'impressione generale che ha dato, cioè l'impressione di un partito con molte correnti, con molte divisioni. Poi, per la verità, abbiamo visto, diciamo, difficoltà anche in altre liste, no? Nella preparazione a questo voto, e questo credo dipenda anche dai tempi estremamente rapidi. Però sì, cioè l'elemento di, come dire, debolezza e divisione che si respira, questo ha pesato. I respirano, il centrosinistra pesa. Cioè, normalmente, ora le campagne elettorali si decidono sempre alla fine, vi servono delle sorprese, così accade. Però questa volta si può dire, ad oggi, diciamo, che l'unica cosa che può fermare la Meloni sarebbe un errore, uno scivolone clamoroso della Meloni stessa, mi pare di capire, no? Cioè, si può dire che ha, diciamo, ha le carte in mano, e poi con buone carte si può anche sbagliare il punto, evidentemente. Si può perdere la mano anche con carte molto buone, però è lei a avere le carte, questo possiamo dirlo. Sicuramente non...